qui, come promesso, alle 19 per la diretta con Stefano Benemeglio. Lui ci teneva, e anche io, dopo aver già cantato, diciamo, dalle finestre anche questa sera l'inno italiano e tante canzoni per farci compagnia in questo momento di crisi, è stato un momento molto emozionante. Adesso voleva anche riproporre qui l'inno d'Italia per sentirci uniti, in questo momento. E poi partirà con la, sua diretta, con la sua lezione. Acquisire quella forza analogica, quindi trascendentale, spirituale necessaria, quando praticamente la parte logica e razionale, così definita allopatica, farmacologica, praticamente vaccini o altro, stanno cercando di entrare e quindi praticamente al più presto certamente avremo l'antidoto, il famoso antidoto, ma sta di fatto che ora siamo scoperti. E quindi dobbiamo far forza, coraggio e rafforzare il nostro aspetto immunitario, questo è importante, le nostre difese immunitarie. Ed è fondamentale che questo sia fatto. Capirete la differenza tra praticamente infezione praticamente asintomatica o sintomatica. E quindi questa è una questione proprio prettamente di forza energetica presente in noi. E allora, quale energia dobbiamo mettere in campo oggi? E daremo anche delle procedure pratiche per far sì che si possa già testare dentro di noi questa forza energetica e capire cosa dobbiamo fare per risolverla. Ossia, oggi andremo dettagliatamente a dialogare con quest'altra parte di noi, con questo nostro alter ego, che praticamente in filosofia e anche in psicologia viene chiamato inconscio, ma è solo un nome che si dà, un'espressione topica a una parte presente in noi, un alter ego, un gemello, l'ombra, l'altra parte di noi che è sempre esistita, la nostra parte emotiva istintuale. E già, perché dobbiamo parlare della nostra intelligenza emotiva. Come esiste la nostra intelligenza logica e razionale, così esiste la nostra intelligenza emotiva. E se parliamo di intelligenza, dobbiamo parlare anche di quindi che in noi sono presenti due pensieri nel dualismo completo della formazione della mente umana. C'è il pensiero realista, logico e razionale, e c'è il pensiero idealista, emotivo, emozionale. Ora, questi due pensieri si organizzano per poter perseguire
le funzioni, adempiere le funzioni per cui sono state create. Il nostro pensiero logico e razionale si attiva per difenderci dalle emozioni in sostanza, per cui il suo principale oggetto da tutelare è la libertà. Quindi, secondo i famosi tre principi non negoziabili della mente umana, sappiamo che esiste quindi il sogno, il principio del sogno, il principio della libertà e il principio della coscienza, che nel momento in cui vengono masturati insieme, questi tre principi fondamentali non negoziabili dell'individuo, ci troviamo di fronte al concetto di felicità. Felice è colui che persegue infatti i propri sogni, quindi uno degli elementi fondamentali è perseguire i propri sogni, in libertà, quindi l'assioma secondo, e in pace con la nostra coscienza. Quindi si intravede che queste due forze energetiche, emozionali, intendo dire quella logica razionale, che naturalmente è preposta a difendere la libertà a discapito del sogno e quindi del desiderio e quindi del coinvolgimento emotivo, emozionale, in quanto cerca la nostra parte logica di far sì di poter sempre praticamente tutelare la nostra dignità e quindi il nostro senso di libertà, di giudizio di fronte agli eventi della vita e non subire aspetti ossessivi, compulsivi che naturalmente fanno prevaricare l'istanza logica. Quante volte noi nella vita ci siamo trovati in condizioni di prendere atto che forse non era il caso di amare quella persona, forse quella persona non meritava il nostro amore, o forse quella cosa non era da fare, e invece prendiamo atto, entriamo in conflitto con l'altra parte di noi, questa parte emotiva, istintuale, che ci spinge, così come abbiamo parlato ieri, alla trasgressione, ossia a fare quella cosa anche se noi abbiamo delle forti resistenze logiche a farla. Ecco che quindi esiste la possibilità di una prevaricazione. Ma badate bene, la prevaricazione non è solo della parte emotiva, emozionale, quindi praticamente di coinvolgimento emotivo rispetto alla parte logica e razionale, perché ci troviamo in situazioni, e anche spesso e volentieri, che è la parte logica e razionale a prevaricare e comprimere la nostra parte emotiva, e quando questa avviene, naturalmente andiamo in quello che comunemente si definisce essere una crisi esistenziale. La crisi esistenziale scaturisce proprio nel momento stesso in cui praticamente non siamo in grado di perseguire i nostri sogni con quell'intensità, con quella forza energetica che la conquista, diciamo così, di questo sogno richiede. E quindi magari investiamo una bassa energia in sostanza, non per economia, ma perché non ci crediamo tanto che poi andrà a finire bene questa cosa e pertanto ci manteniamo un po' sulla difesa in sostanza. Ebbene, quando questo avviene, possiamo avere la parte logica e razionale prevaricante, la parte emotiva. Viceversa, quando accusiamo aspetti compulsivi, vedi per esempio il cibo, i dolci, i carboidrati e qualsiasi altra cosa, noi vorremmo mantenere un peso forma, non ci riusciamo, ma è un caso, ma ci sono tante cose, anche le dipendenze, anche praticamente tante altre forme, anche d'affetto, d'amore, che ci rendono dipendenti e condizionati. Ecco, infatti, praticamente, a fronte di una crisi esistenziale in cui sussiste la parte logica prevaricante, la parte emotiva e ci blocca la realizzazione dei nostri sogni, mandandoci in crisi esistenziale, abbiamo anche l'effetto opposto, quando praticamente andiamo in crisi di identità. La crisi esistenziale, come avrete capito, è una crisi dell'avere.
La crisi invece di identità è una crisi dell'essere. Io non sono ok, quindi non è la frase io non posso avere, non posso conquistare perché non lo merito, perché sono incapace, sono impotente, sono insicuro e non riesco a conquistare le cose che desidero, perché vado in ansia, in angoscia, in paura, in panico. Insomma, sono diverse le motivazioni, se non anche quella che sto male. Male fisico, acuto, cronico e anche terminale, che non mi permette questo male di poter perseguire i miei sogni. Però è anche vero l'opposto, quindi praticamente può capitare che il sogno si impossessa di noi, ossia ci crea una forma di ricatto, di solitudine, d'abbandono, se noi non lo perseguiamo, ossia stiamo male. Ci sono momenti in cui nella nostra vita noi stiamo male se non perseguiamo quell'obiettivo, quel sogno, quel desiderio, quella cosa che quel turbamento che spesso viene chiamato turbamento d'amore, quella tempesta emozionale che noi viviamo dentro di noi, che ci spinge a fare qualcosa. Ma è irrefrenabile, non solo avviene per le persone, avviene anche, stavo dicendo, per il cibo e per altre cose ancora. E poi invece abbiamo l'opposto, abbiamo una crisi di identità, una crisi dell'essere che appunto la persona ritiene di essere incapace, di non poter gestire, non essere in grado. Crisi dell'essere è una crisi auto-attributiva, io non sono ok. Quindi la frase shakespeariana in questo caso entra molto bene, essere o non essere. Io direi praticamente essere o avere in questo caso, per far capire dov'è il mio problema. È un problema dell'essere il mio e quindi una crisi o un problema dell'avere. Certo che questi concetti di crisi possono determinare un desiderio di cambiamento, perché crisi vuol dire appunto spinta al cambiamento. Quindi ogni volta che noi siamo in crisi è perché viviamo una crisi del cambiamento. E qualcosa ci spinge. Ecco, vediamo quali sono i due elementi con cui, in cui opera sia qualcosa, si chiama demarcatore. Ecco, solo cominciamo a dare un nome, un demarcatore ipnotico, quello che ci ipnotizza e non ci permette di poter ottenere le cose che desideriamo conquistare, oppure praticamente non ci permette di acquisire quella libertà decisionale, quel libero arbitrio, il potere decisionale di scelta, in sostanza, che è necessario, la scelta decisionale, intendo dire. Infatti la crisi dell'essere porta la persona a procrastinare qualsiasi decisione, perché se non si ritiene ok, come può fidarsi a una sua decisione? Temerà che quella decisione sia errata, sbagliata, fallimentare, perché lui stesso si ritiene fallimentare e quindi non può partorire altro che fallimenti, in sostanza. Vedete come c'è un rapporto continuo tra l'individuo, praticamente, e la cosa da desiderare, sia essa sogno, sia esso anche libertà, perché si può arrivare anche a desiderare la libertà, signori. Quante volte io trovo nel mio lavoro professionale clienti che mi si rivolgono, e sono psicologo, ma sono anche analogista, che si rivolgono a me, quindi esperto dei linguaggi emotivi non verbali, che si rivolgono a me con la frase aiutami perché sono in trappola. Questo sentirsi in trappola, quando la persona si sente in trappola, vuol dire che si sente condizionata, che non è in grado di poter prendere decisioni e quindi non è in grado di esercitare il suo libero arbitrio, perché si sente in trappola. Quindi in questo caso può essere una crisi dell'essere o una crisi della vera, perché una persona si può sentirsi in trappola perché non può fare a meno di un'altra persona, perché se, no, se decidesse di farne a meno cadrebbe in un profondo stato di solitudine,
e di abbandonite. Pensate, la sofferenza per abbandono è molto forte, e sia solitudine e sia abbandonite ci portano a rinunciare, ma anche l'altro versante ha i suoi, come si può dire, cani randagi in azione. Infatti c'è il demarcatore delle emozioni, ma c'è anche il demarcatore della logica razionale. E quando si attiva, ci fa vivere una la paura di essere condizionati e dipendenti. Fai attenzione che ti frega. Infatti, il demarcatore della logica si chiama anche demarcatore maniacale persecutorio. E questo è molto importante. Perché maniacale? Perché ti fa credere a una cosa che non esiste, anche se il nostro caro Andreotti, se mi ricordate, al tempo diceva che a pensare male spesso ci si indovina. Però è anche vero che a pensare male oggi, a pensare male domani, è chiaro che tu vai a distruggere tutti i tuoi sogni, tutti i tuoi obiettivi, le tue capacità di azione, di reazione, di vita. Quindi dobbiamo fare attenzione pure a pensare male, perché si potrebbe entrare per eccesso a un aspetto maniacale persecutorio. Come invece i cagnolini dell'altro versante, i soldatini se preferite dell'altro versante, è praticamente il demarcatore ossessivo compulsivo, nel senso vorresti farne a meno ma non ci riesci, perché ti assale immediatamente una tristezza, una solitudine, un abbandono, stai male, stai male. Infatti questi due demarcatori hanno un potere, quello di farti stare male. E attraverso il dolore e la sofferenza ti pilotano, pilotano le tue decisioni. Ecco perché si chiamano demarcatori ipnotici, perché tu non te ne accorgi. Loro riescono come un camaleonte a nascondersi all'interno del tuo pensiero e ti fanno credere che sei tu a decidere. Capito dove è il punto? Sei tu a decidere se rinunciare o trasgredire. Poi questo è il punto, della linea di demarcazione. O trasgredire o rinunciare al piacere. Ecco, e ti danno le motivazioni. Motivazioni sostenibili alla rinuncia, motivazioni sostenibili invece alla trasgressione. E questo avviene dentro di te. Ecco perché esiste lo stato di aberrazione. Lo stato di aberrazione esiste perché a tua insaputa, tu sei costretto a prendere delle decisioni, ma non avverti l'impostore, ossia il demarcatore ipnotico. Ritieni che la paura, l'ansia, le preoccupazioni o altro ti portano a rinunciare a una cosa a cui tu credi e che ti farebbe felice e che daresti il massimo di te stesso. E pensi che sei tu, ossia pensi che sia il tuo ragionamento a portarti a questa rinuncia o a questo accesso forzato. In realtà le cose non stanno e ti dai addosso, e ti dai addosso, questo è il punto, ti dai addosso palate di merda. Perché poi naturalmente appena si verifica l'insuccesso di quella cosa, il fallimento, è chiaro che ti dai addosso. Ecco, dici come ho fatto a prendere quelle decisioni? Come mai ho fatto a fare quest'altra cosa? Quindi cominciano a nascere in te dei rammarichi e dei dispiaceri per come ti sei comportato rispetto a come avresti voluto invece che andassero le cose, come mai non sei riuscito a far andare in un certo modo? Ed ecco che cominciano le autoattribuzioni negative, io non valgo niente, oppure quelle attributive, gli altri sono cattivi, e quindi cominci a prendere le distanze o verso te stesso, signori, questo è il punto fondamentale. Tu prendi le distanze verso te stesso o prendi le distanze verso gli altri. Ora dobbiamo pensare che noi abbiamo bisogno di una forte autostima di noi stessi, perché
perché dobbiamo combattere nella vita. Dobbiamo abbattere le difficoltà che ci impediscono di realizzare i nostri sogni. E quindi dobbiamo essere uniti dentro di noi, non dissociati, ecco, o in conflitto con noi stessi. Dobbiamo essere sempre uniti, ci dobbiamo sempre amare in sostanza, perché solo attraverso l'amore, il sentimento d'amore, ecco, ne abbiamo parlato ieri anche di questo concetto. Che siamo pronti a riprenderlo sempre. Voi fate delle domande, poi noi raccoglieremo tutte queste domande e andremo a approfondire. Sto toccando ora la correlazione esistente tra sentimento d'amore e risentimento d'amore. Pensate che il nostro inconscio, quindi la nostra intelligenza emotiva, ci tratta in fase di conflitto come se noi fossimo terzi. Ossia, un personaggio distaccato dallo stesso inconscio. Del resto, facciamo la stessa cosa con la nostra parte emotiva, istintuale. La vediamo come alieno, come nemico. E quindi praticamente prendiamo le distanze, la diffidenza, la paura. Ogni volta che ci coinvolgiamo nei confronti di un qualcosa, temiamo che questa qualcosa ci possa aggredire come il virus, come praticamente il coronavirus, per capirci. Ecco, e quindi annientarci con la sua forma ipnotica di carisma, di coinvolgimento emotivo o di ricatto, perché poi, sai, la relazione quando siamo in guerra diventa coercitiva, non è più interattiva. E quindi ci diamo reciproche bastonate in sostanza tra noi e l'oggetto di desiderio e si arriva anche al femminicidio per questo o altro, cosa che ben sapete. È bene parlare degli estremi perché parlando degli estremi capiamo di che cosa stiamo parlando. Un grande amore si può trasformare anche in un grande odio. Ecco, e chi opera nella mente dell'individuo? Per creare queste alchemiche trasformazioni. È proprio, praticamente, sono proprio i demarcatori ipnotici. Quindi, quando qualcuno vi dice fate attenzione, non lasciarvi ipnotizzare da qualcuno o da qualcosa, dà un'informazione sbagliata. Perché non c'è nulla di più naturale nella mente dell'uomo che è appunto la relazione ipnotica, che è una relazione, badiamo bene, affascinante da un certo lato quando il sole è bello, come quanto è azzurro il cielo di Milano quando è azzurro, dice il Manzoni. Ma altre volte praticamente si può trasformare in un tormento e tutto in un incubo in sostanza. I demarcatori giocano questi ruoli. Quindi i nostri demarcatori governano le nostre emozioni a nostra insaputa. Attenzione, però c'è una linea di demarcazione importante che dobbiamo prendere in considerazione. È fondamentale. E ricordiamo che tutto quello che stiamo dicendo è legato al virus corona che stiamo vivendo adesso, perché ci troviamo di fronte a un grande pericolo. Solo oggi abbiamo avuto circa 175 morti in una giornata. Mettela come vuoi, persone di una certa età, no? Che c'entra? Dice cardiopatici, vabbè, ma poi sono morti per intervento polmonare. Quindi purtroppo diventano vittime del virus in sostanza, non c'è niente da dire. Quindi, ma soprattutto la virulenza che ha di trasmissione. Avete visto, ma è inutile, dicevo all'inizio, è un pochettino più di un'influenza. È che per un'influenza si vanno a bloccare nazioni intere, per un'influenza si bloccano i campionati mondiali, si bloccheranno, vedrete, anche le Olimpiadi. San Pietro chiude. E che chiude San Pietro praticamente per un'influenza? Ma faccio per dire, insomma, quindi purtroppo tante volte fanno passare come paura, panico, praticamente, quindi non
non conforme, in realtà invece ci troviamo di fronte a una paura estrema, perché abbiamo parlato di nemico alieno, il virus, non sappiamo come attacca. Noi abbiamo, finché non c'è un antidoto, come stavo dicendo inizialmente, abbiamo praticamente una potenza enorme che è il nostro sistema immunitario. Ora, la relazione mente-corpo è fondamentale. Ora, dobbiamo pensare un attimo per capire che quando ci troviamo in aberrazione, ossia siamo in conflitto con noi stessi e quindi il pensiero non è più gestito da te, nel momento, il tuo pensiero, quando entri in conflitto con te stesso o in conflitto con il tuo destino. Lo dice stesso il sistema di denuncia, diagnostico, praticamente olistico, è proprio in funzione del fatto che come puoi covare un'idea, un pensiero negativo di te stesso? Io non valgo, io non valgo niente. E come puoi in amore, nei rapporti sentimentali, nei rapporti praticamente sessuali, nell'autorealizzazione, lavoro, professione, studio, come puoi arrivare ad attaccarti? Se fossi tu, se tu fossi padrone della tua mente, non arriveresti a darti delle palate di merda addosso. Semmai cercheresti di difenderti dalle palate degli altri che ti danno addosso. Ma non ti vai a tagliare tu le vene da solo, odiandoti e togliendoti la vita. Dobbiamo parlare di queste cose, perché si arriva a togliere la nostra vita nel momento, l'odio che possiamo raggiungere o l'impotenza nei confronti di noi stessi, come un kamikaze. E questo è il demarcatore. Lì proprio hai la prova provata dell'esistenza di un ente esterno a te. Sarebbe quindi interessante capire questo demarcatore ipanotico che si manifesta, sono due, anche in questo caso, essendo due pensieri, quello idealista e quello realista, certamente abbiamo anche due demarcatori opposti tra di loro. Il demarcatore realista, potremmo definire, è il demarcatore, al contrario, idealista. L'idealista è quello che ti spinge al disturbo ossessivo compulsivo. Ecco, io per esempio adesso cado, io quando mi incarico, ragazzi, prendo forza, divento forte e produco energia, non c'è niente da dire. E quindi vado in trance. Ecco, ora la nostra potenza è farci amici questi demarcatori, visto che sono. Poi andremo ad analizzare da dove provengono questi demarcatori, chi sono, da dove hanno, perché sono alieni anche loro, come il virus. E allora cerchiamo di comprendere, di capire dove prendono praticamente la loro sussistenza energetica. E qui parliamo un attimo di energia. Ci vuole, Freud la chiamava libido, questa energia emozionale. E Jung invece ha detto un nome proprio specifico: l'energia delle emozioni, e quindi l'energia vitale dell'uomo. Ce n'è anche altri tipi di energie termiche e via dicendo, però quella principale sono le nostre emozioni. Le nostre emozioni producono un carico energetico enorme, tant'è vero che le forme pensiero si sviluppano, le idee. Parliamo di idee, ma parliamo anche di forme pensiero nel momento in cui queste nostre idee, questi nostri pensieri acquisiscono una individualità, tanto da arrivare a parlare di possibile possessione. Infatti il demarcatore è conosciuto dalle persone, sapete quando? Quando si espone al massimo, manifestando la sua natura distaccata da te. E sapete chi è il personaggio che più di tutti vi può dare questa prova provata della presenza del demarcatore ipanotico? Ebbene, gli schizofrenici.
Pensate dove siamo andati a collocare una malattia così che fa paura, è schizofrenia, quando invece è prodotta dalla dinamica della mente umana. Perché tu avverti delle voci. Quindi quando il demarcatore si presenta, non teme più neanche te e né nessuno. Quindi si presenta direttamente e dice: buongiorno, io sono il tuo demarcatore ipnotico, adesso ti faccio un culo così. Parlo in questi termini solo per darvi la possibilità di esprimere un concetto rapidamente, perché poi noi andremo a toccare attraverso la linea del tempo, perché vi dirò anche cosa dovete fare per mettervi in contatto con i demarcatori e come gestirli e educarli. Perché lungo i miei 50 anni di esperienza professionale e di studio e di ricerca, ho preso in atto una cosa fondamentale, che questi demarcatori hanno necessità anche loro di cibo energetico, di cibo emozionale. È come il pesciolino che abbocca l'amo perché ha bisogno di mangiare, come tutti gli animali e come tutti gli individui nel mondo. Tanto è vero che noi diciamo ai nostri corsi i limiti dell'operatore, di colui che conosce queste discipline analogiche, sono le proprie esigenze. Le proprie esigenze ti fottono, le tue esigenze ti pongono al servizio degli altri. Tant'è vero, nei corsi di comunicazione precisiamo esattamente la frase: mentre parli con una persona, io ti insegno sistemi di comunicazione non verbale, quali il segno, il gesto, la parola, il comportamento, che tu sono segnali non verbali che la persona esprime senza accorgersene neanche, istintivamente. E tu, attraverso la conoscenza di questi linguaggi emotivi non verbali, tu hai la possibilità di interagire con questi recettori panottici. Ah, questo è il punto. E puoi dare il cibo o togliere il cibo. Quindi gratificarli o penalizzarli secondo necessità. Cioè, in altri termini, io ti porterò in condizioni che sei tu a pilotare le tue emozioni e non sono le tue emozioni a pilotare te. Questo è il punto, le scelte della tua vita. Purtroppo, se non sei in problema aberrante, patologico, di conflitto, in guerra con te stesso, vuol dire. Tu sei libero dai demarcatori. Non è che non esistono. Esistono questi demarcatori. Ah, volete un titolo che possa indicare questi demarcatori ipnotici? Ma certamente, ve lo do subito. Il demarcatore, sia quello logico e razionale, sia quello emotivo, sapete che cosa rappresentano e che cosa sono? Sono la voce della tua coscienza. Quindi non dobbiamo parlare di istanza logica o di istanza inconscia per capirci, per definire la natura del demarcatore ipnotico presente in noi. Ma questo demarcatore ipnotico praticamente è la voce della nostra coscienza. E allora a questo punto, che cos'è la coscienza? È la consapevolezza del proprio sé. Ci sta bene come termine, però non dice un cazzo. La consapevolezza del proprio sé. La coscienza in realtà riguarda i tuoi codici etici. Come il religioso, per esempio, ha i suoi codici etici, i 10 comandamenti, per esempio. Ma oltre a altre cose, anche i 10 comandamenti è un codice etico. Ebbene, e così noi abbiamo i nostri codici etici. E dove abbiamo appreso questi codici etici? Li abbiamo appresi nell'educazione genitoriale. Mi ricordo di un cliente che mi venne perché affetto dal demarcatore ossessivo compulsivo, in quanto si era coinvolto, amando fortemente, lui diceva, di questa ragazza, di questa signora. E però lui era uno, era, adesso non so più se lo è ancora, un grande spacciatore di droga. E praticamente, di cui non ricordo neanche il nome più,
perché è successo tanto tempo fa. E naturalmente lui viene da me perché la signora dice: vuoi stare con me? Se vuoi stare con me, se vuoi che io ti do cibo energetico, e lo dice non alla persona come parte logica, ma alla persona spacciatore, non solo come personaggio, ma come parte emotiva, istintuale, perché infatti lui parla: io sono innamorato di questa donna e so che non riesco a fare meno, ma non ho nessuna intenzione di cambiare lavoro, perché io sto tanto bene con questo lavoro. E allora io subito, come quello dello spacciatore, allora dissi subito io: ma come fai a dire che quello che fai è un lavoro etico? Perché tu ne parli come se fosse un lavoro etico, giusto, fare lo spacciatore. Veramente mi ricordo al tempo delle sigarette di contrabbando, si usava la frase, c'erano i banchetti a Napoli, in sostanza, con le stecche del Marlboro, vi ricordate, al tempo di quando ero ragazzo, perché fai lo spacciatore? Loro opponevano una motivazione sostenibile, perché tengo famiglia, in sostanza, e quindi si davano la motivazione, dice: devo pure lavorare, io devo prendere, tengo famiglia, devo pure prendere i soldi da qualche parte, siccome per me la vita è difficile, poter conquistare i soldi, come si può dire, in termini, ecco, etici, quindi di conseguenza devo trasgredire per poter sopravvivere, me e i miei figli. Ora, il punto che invece dobbiamo tenere in considerazione, che quindi è la motivazione sostenibile, è lui faceva molto fatica, malgrado che la signora si era messa contro di lui: ti lascio se, perché io ti amo, ma io non voglio amare una persona che va in giro con la pistola sotto il cuscino perché fa uno spacciatore, anche da boss, in sostanza. E da un momento all'altro può non esserci più, a seguito di un killer o altre cose ancora. E lui non riusciva a prendere una decisione, perché quello che lui faceva come spacciatore per lui era etico, non era trasgressivo. Allora io chiedo a lui, adesso capirete il concetto di coscienza, chiesi a lui, dico: ma come fai a definire che è una cosa etica spacciare? Beh, caro bene meglio, che ti devo dire? I miei genitori erano i più grandi spacciatori del Lazio. Quindi praticamente, anzi, da ragazzo facevano trasportare la droga a me perché ero minorenne. Quindi io non ci trovo niente di male. Cioè, in altri termini, seppur è un evento trasgressivo, praticamente in termini sociali, ecco, in termini personali non è trasgressivo spacciare droga per lui, perché i genitori già lo facevano. Ecco dove sono le credenze, perché noi diamo un valore di un certo tipo alle credenze, quale quello è una cosa giusta e una cosa sbagliata, secondo praticamente concetti, come possiamo definire, che ci danno la sensazione, la percezione della verità. In realtà le cose non stanno così. Praticamente la coscienza è il nostro codice etico. Il nostro codice etico. Quindi potremmo parlare di un codice che ci è stato trasmesso geneticamente in prima istanza dai nostri genitori e da quello che abbiamo visto che loro hanno fatto e si sono comportati. Tanto è vero che parte proprio dal codice etico, l'emulazione di cui abbiamo parlato ieri, dell'emulazione del mito genitoriale, perché prende proprio in considerazione il fatto che tu hai giudicato positivamente alcuni comportamenti di un genitore e negativi altri dello stesso genitore. Ora, se diamo una finalità così, come si può dire, topica, e definiamo tre punti fondamentali della vita di un individuo: la gestione dei rapporti sentimentali affettivi,
se il papà, per esempio, o la mamma si sono comportati come genitori o sono venuti meno al ruolo genitoriale, e questo è il punto fondamentale, sbagliando o altre cose ancora. Questo è molto importante, quindi, signore, vi sto dicendo che i demarcatori ipnotici sono la nostra coscienza e ci ammazzano se noi non presentiamo la motivazione sostenibile alla trasgressione. Questo è il punto fondamentale. È l'archetipo genitoriale che praticamente si vendica, come dice Freud in Totem e Tabù, si vendica praticamente del torto ricevuto, che noi chiamiamo essere l'uccisione simbolica del genitore. Questo è un fatto molto importante da tenere in considerazione. Ora, tutto quello che stiamo facendo può sembrare teoria, ma in realtà è una pratica di sostegno a come gestire praticamente la paura attuale, quella che prende tutti, non c'è niente da fare, perché, ripeto, si manifesta in termini così violenti. E allora, il nemico, riprendiamo il punto, è un alieno. Alieno perché non è che se non frequentiamo quel territorio ci salviamo. Certo, ti danno le precauzioni, rimani a casa, poi vai a fare la spesa, torni a casa e sotto le scarpe praticamente ti porti il virus. Cioè è un esempio, insomma, vuol dire, ma per carità, lo Stato fa tutto il possibile per tutelarci, è vero, però non è facile, tant'è vero che passiamo a circa 1000, 1200 casi in Italia al giorno, se non anche 1500. Di nuove persone quindi colpite da questa virulenza del virus. Allora dobbiamo avere un sistema immunitario fortissimo. E qua ritorniamo al demarcatore ipanotico. Il demarcatore ipanotico, per poter espletare la sua funzione, che può essere di sanzione o di punizione. Questo è un punto fondamentale da tenere in considerazione. Perché ci penalizza il demarcatore ipanotico? Ci penalizza attraverso le paure, le ansie, le alterazioni emotive, le dipendenze al cibo. Voi sapete che l'aspetto bulimico è la persona che mangia per il dolore. È il dolore che porta dentro di sé, che gli produce il demarcatore. Il demarcatore gli produce questo dolore e la porta la persona a mangiare oltre misura. Ma abbiamo l'obesità, il sovrappeso, ma abbiamo anche l'anoressia nel suo opposto. Quindi sono due elementi opposti, testa e croce, della medesima medaglia. Quindi per dolore si può mangiare troppo diventando bulimici, per il dolore si può mangiare di meno sino a divenire anoressici. E allora a questo punto, fermo restando che sia il demarcatore ipanotico della logica e sia quello delle emozioni ci possono creare dolore, perché alla fine tutte e due lavorano sul dolore. In diversi modi lo rappresentano, ma è sempre il dolore e ti ipnotizzano col dolore. Voi ricordate il tempo dell'Inquisizione? Sì, le persone andavano ad ammettere di essere in contatto con il diavolo, sapevano che andavano a rogo, ma come oggi per sofferenza estrema si fa a fare il viaggio in Svizzera per l'eutanasia. Così loro, per la sofferenza procurata dalle torture al tempo, accettavano che erano in relazione con il male, ossia con il diavolo. E questo è importante.
sapendo che andavano a rogo, ma terminava il loro dolore, quindi l'azione ipnotica del dolore. E vedete che i punti sono importantissimi, quello di cui stiamo parlando oggi, perché noi dobbiamo gestire questi demarcatori per avere un forte sistema immunitario. Oggi lo richiede il controllo del virus, ma dopodomani, subito dopo, quando il pericolo passa, vi rimarrà una preziosa informazione, avrete scoperto un tesoro. Che la paura, praticamente, perché il prossimo incontro sarà pratico. Quindi vi insegnerò come dialogare con il vostro inconscio, quindi con i vostri recettori o demarcatori, e come trattarli. E questo è molto importante, ma non solo per rafforzare l'aspetto immunitario contro il virus, ma anche per la felicità della vostra vita, il benessere, l'abbattimento dei disturbi dell'emotività del comportamento, perché loro ne sono causa, ansia, angoscia, paura, panico, depressione, somatizzazione. Già, parliamo un attimo delle somatizzazioni, perché dobbiamo capire bene come lavora il demarcatore. Quando ci troviamo di fronte a somatizzazione, vuol dire che praticamente, tanto è vero che si chiama anche malattia funzionale in sostanza. Certo, io non vi parlo come medico, intendo precisare, vi parlo come psicologo, però occupandomi del benessere olistico posso naturalmente andare oltre l'eziologia della malattia, anche organica, oppure del dolore dell'animo, perché abbiamo il dolore dell'anima, la morte in vita. Col dolore dell'anima noi abbiamo la morte in vita, già. Lo possono testimoniare tutti quanti coloro che hanno un demarcatore che produce a loro ansia, angoscia, paura, panico, insonnia, insomma, tutti quei disturbi che trovate nel DSM-S4, quinto, tranquillamente, di tutto l'elenco psichiatrico. Il punto fondamentale della nostra vita è come gestire queste cose. E allora dobbiamo prendere atto che praticamente ci possiamo trovare in una condizione in cui accusiamo una malattia funzionale, che sono le somatizzazioni. E allora questo vuol dire che praticamente il demarcatore è arrivato a toccare le cellule, è la funzionalità, non le cellule, la funzionalità. Tant'è vero che cefalee piuttosto che infiammazioni di dolore oppure gastrointestinali e tante altre cose ancora, nel momento in cui fai tutte le ricerche badate, la medicina dal punto di vista diagnostico è fortissima, eppure praticamente non risulta nulla, acufene o altre cose ancora, ma adesso mi vengono così, insomma, sono tantissime. Ebbene, voi avrete un metodo per poter a casa da soli mettervi in contatto con questi vostri recettori, con la vostra coscienza in sostanza, e poter gestire e mediare la soluzione di questi problemi. Quindi adesso lo facciamo per quanto riguarda la virulenza dobbiamo avere un sistema immunitario fortissimo. Ieri facevo l'esempio della missionario che abbraccia il lebbroso e non si prende la lebbra, in sostanza, questo è il punto. Quando tutto il popolo è lebbroso, lui ha questa forza interiore, spirituale, all'avatar del bene, che coltiva e rafforza con atti celebrativi, cerimoniali, potremmo anche dire. Ne dobbiamo prendere atto, signori, che esiste una realtà, oserei dire metafisica in noi, che ha dei risvolti trascendentali e spirituali. Ecco, è importante che le teniamo in considerazione, perché altrimenti facciamo la fine di quel regista che praticamente proprio qui a Roma, all'ospedale San Giovanni, riceve la nefasta diagnosi dopo l'attacco e lui non esce neanche dall'ospedale.
si getta proprio dalla finestra e finisce così. Ossia, nel momento in cui la medicina ufficiale alza le mani, alza bandiera bianca, lui è finito, perché non aveva una cultura trascendentale e spirituale. Io posso dire con gioia che ho avuto due tumori, cancro di due tipi, ecco, e quindi non mi sono riservato a niente lungo la mia strada e, grazie a Dio, ho creato il mio credo, il mio avatar, il mio personaggio. Uno lo sceglie dove vuole l'avatar. Io l'ho scelto in Sant'Antonio, per capirci, da Padova, ecco, e che mi ha aiutato tantissimo. Ecco, quindi abbiamo bisogno sempre di un avatar. Non è detto che debba essere religioso, può essere anche un mito in sostanza. I miti hanno questo valore, può essere di tipo religioso, ma anche di altro tipo. Quindi credere a un mito e chiedere l'aiuto a questo mito e quindi creare una forma pensiero, rafforzare una forma pensiero. È molto importante. Le cose sono più semplici di quello che potete pensare, signori, e i risultati sono fortissimi. Crea il tuo miracolo personale, insomma, questo è il punto di slogan che dobbiamo trattare. E per far sì che questo avvenga, dobbiamo saper trattare i recettori ipnotici della nostra mente, i quali i recettori ipnotici hanno un'esigenza acuto, cronico, terminale, hai necessità praticamente di un antidoto, ossia di un avatar del bene che possa sconfiggere il male. Questo è il punto, è fondamentale. E allora noi dobbiamo rafforzare energicamente il recettore minoritario, quello debole, perché guardate una cosa, quello forte è sempre cattivo, se subisci naturalmente delle conseguenze, e quello fisica, ecco, e allora è su questo versante che noi lavoriamo con questi demarcatori, affinché il sentimento d'amore possa prevaricare sul risentimento d'amore, questo è il punto fondamentale. Ma pensate, in realtà nessuno dei tuoi demarcatori, siamo noi, ha l'intento di ucciderti o di farti del male. Siamo noi che inconsapevolmente utilizziamo questi demarcatori contro di noi sino alla morte o alla vita. Sono fattori fondamentali che tu puoi aver paura di morire o potresti aver paura di vivere. Sono due aspetti fondamentali perché si arriva ad aver paura di vivere, signore. E lì rientra sempre nel concetto di aberrazione. Allora, vi do già un qualcosa oggi che possiate così già cominciare a verificare. Ecco, adesso pregherò un attimo Samuela se può venire, perché io mi alzerò un attimo, quindi vorrei che mi prendessi in fase, mi alzo, ecco, quindi mi dai un campo aperto. Ecco, perché adesso io vi darò l'opportunità di scoprire qual è il demarcatore che vi fa soffrire praticamente. Allora, voi vi dovete mettere in posizione così, fare questo movimento con la mano destra prima e poi dopo con la mano sinistra, il pollice che accarezza le altre dita. Però vi dovete concentrare, vi dovete mettere così, chiudete gli occhi, bilanciati e fate prima, per esempio, la mano destra e lo fate per 2 secondi e valutate se avvertite una leggera spinta del corpo in avanti o indietro.
È molto importante perché se viene in avanti l'inconscio vi trasmette di aver gradito questo spuntino energetico, quello della mano destra. Se invece praticamente verrà avanti sulla sinistra, dirà che ha più piacere della mano sinistra. Adesso ci rimettiamo un attimo seduto e poi farete questa esperienza. Certo, inizialmente dovete arrivare ad astenervi, voi da un punto di vista logico e presentarvi disponibili a questo dialogo, perché state facendo da solo, magari poi mi riportate le conseguenze. Quindi vi potreste trovare con la destra in avanti o con la sinistra in avanti. Questo che cosa sta a indicare? Molto importante. Sta a indicare un fatto importantissimo. Se viene avanti l'inconscio, l'istinto poi sarebbe con la destra, vuol dire che voi avete carente il pensiero realista. Quindi il demarcatore che vi sta dando addosso è il suo opposto, il tiranno, ossia quello praticamente sinistro, se venite avanti con la destra in sostanza. Se invece venite avanti col sinistro, vuol dire che il sinistro è debole e la destra è forte. Ora, che cosa rappresenta la destra? Rappresenta il demarcatore della ragione, della razionalità, quel demarcatore maniacale persecutorio, quel demarcatore che quando è in rapporto buono con te, tende praticamente a proteggerti la libertà da eventuali coinvolgimenti emotivi negativi. Ecco, invece, se viene avanti il sinistro, vuol dire che il sinistro è debole e quindi il destro è troppo forte. Quindi può essere forte il demarcatore maniacale persecutorio, o viceversa il demarcatore ossessivo compulsivo, perché il braccio sinistro è il braccio delle emozioni, il braccio destro è il braccio della logica razionale. Quindi scoprirete, e per ora limitiamoci qua, la composizione del vostro turbamento base. Cosa si intende per turbamento base? Si intende il vostro vissuto, il vostro imprinting all'interno della famiglia d'origine. Ecco, e questo è di importanza assoluta e rilevante. La prossima volta prenderemo dei soggetti con cui faremo le esperienze, mentre voi lo vedete fare, e quindi avremo modo di continuare quanto ci siamo detti oggi. Ecco, noi in questo caso chiedo a Samuela com'è la programmazione futura, se puoi farti vedere un attimo per dire qual è questa programmazione, cara. Adesso quando ci incontriamo. Allora, a questo punto, domani è domenica, vogliamo fare direttamente lunedì, Sì, sempre alle vabbè che tanto non 19? fanno niente, stanno a casa, però Sì, comunque però comunque sia, facciamo non ci sono i lunedì weekend. alle 19, ci rivediamo nella stessa modalità di oggi e proseguiamo. Abbiamo deciso io e Stefano e tutta Upda di fare questa scelta, di fare queste dirette principalmente per mantenere, diciamo, il collegamento con tutti i nostri allievi e per sostenere tutti coloro che ci seguono in questo momento così particolare, in modo tale da sentirci più uniti. Ecco, aggiungo anche però, ho bisogno di fare degli aggiornamenti anche con praticamente docenti E quello poi dei faremo nostri delle cose a corsi, quindi parte, verranno vedete anche di fatte. organizzare queste cose Sì. perché qui parto da zero, in sostanza Questo è per è tutti, e poi faremo delle cose abbiamo bisogno specialistiche anche di dire altre per cose i importantissime, sì. professionisti e chi è già dentro, diciamo, nella materia. Sì, Bene, bene, faremo dei master quindi in sostanza, anche online in va bene, sostanza, sì, o sì. Come già stage. stiamo proseguendo, oggi per esempio c'è stata la lezione sostitutiva, diciamo, di quella che sarebbe dovuta essere la lezione frontale. Sia Roma che Cagliari c'è stata la versione online con la nostra piattaforma online, quindi proseguono comunque le lezioni tranquillamente in questa versione un po' particolare, ma si va avanti lo stesso. Il nostro compito invece in queste lezioni sarà solo da lunedì in poi
quello di rafforzare il nostro sistema immunitario, perché passeremo subito alla pratica operativa per trattare questi demarcatori panotici. Per poter avere una visione più ampia, per chi si fosse messo in ascolto oggi per la prima volta, vi prego di fare riferimento dove, per rivedere la puntata precedente, cosa devono fare. Sul gruppo UPDA o sul mio profilo personale Samuela Stanno oppure sul gruppo UPDA di cui tutti fate parte o comunque fate richiesta di iscrizione, trovate il video online. La nostra potenza è data dal fatto che, anche essendo molto forti questi demarcatori, hanno bisogno di energia, perché noi andiamo a somministrare l'energia di cui hanno bisogno, secondo un negoziato della serie: io do un qualcosa a te, tu dai un qualcosa a me, perché sono forme pensiero che l'individuo ha creato. Ma nel momento in cui si entra in aberrazione, queste forme pensiero assumono una autonomia gestionale, quindi diventano un'intelligenza emotiva a parte, come se fosse un'altra persona creata da te, non so se ci siamo capiti, che interagisce all'interno della tua mente. È meravigliosa la cosa, è specchio delle mie brame. Qual è la più bella del reame? Glielo chiediamo noi al recettore. Vi ringrazio e salute per tutti e felicità. A presto, a presto.